Ciao amici, siamo pronti per partire per questa nuova grande avventura e io non sto più nella pelle, sono veramente felicissima, sono super emozionata. E oggi percorreremo oltre 130 miglia da qui, Riposto, fino a Crotone in Calabria e quindi in base al vento navigheremo tra le 24 e le 30 ore. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Quando lasciamo il mondo familiare e salpiamo per una nuova avventura, lo facciamo con l'idea di raggiungere una destinazione precisa. Nella nostra mente si forma un'immagine della meta, che si tinge dei colori delle nostre aspettative e dei desideri che speriamo di vedere realizzati. E così, il luogo verso il quale ci muoviamo per noi non è più un puntino qualsiasi sulla mappa, ma è la terra promessa dove speriamo di trovare il più grande tesoro: la felicità. Felice? Felicissimo. Noi però abbiamo capito una cosa in anni di vita e di viaggio che forse può sembrare scontata. Non troveremo alcuna felicità nella destinazione se prima non l'abbiamo saputa cogliere durante il viaggio. E non potrebbe essere altrimenti per il tipo di viaggio che abbiamo intrapreso oggi, quello lento in barca a vela. È una giornata bellissima, però ho fame. Ho capito, allora la cambusiera qua deve preparare la colazione. Io adoro proprio navigare e la vita di bordo in navigazione. Non si tratta solo di andare a vela, guardare il mare, sentire il vento. A me piace proprio vivere in barca durante una lunga navigazione, quindi avere quella routine quotidiana che però si svolge mentre la barca naviga, quindi preparare la colazione, mangiare insieme, magari leggere un po', fare un po' di journaling, fare un po' di attività fisica. Quando svolgiamo queste attività facciamo sempre i turni, c'è sempre una persona che sta di guardia. Quindi in realtà adesso sono strafelice di andare a preparare la colazione, stare nella mia cambusa dove ho preparato già tutte le cose, ho sistemato tutto per la navigazione. Certo, non è proprio sempre così, perché ci sono anche situazioni in cui non è possibile avere una vita quotidiana in navigazione così tranquilla, magari il meteo è brutto, c'è qualche problema, insomma non è sempre così bello, però quando è bello ce la godiamo e quando non è bello in qualche modo dobbiamo cercare di vivere bene lo stesso. E quindi la domanda per noi più importante è proprio questa. Come si fa a essere felici durante le peripezie del viaggio? Non solo quello in barca, ma quello più lungo e importante della vita. Nel mondo in cui viviamo, troppo spesso scommettiamo tutte le nostre risorse sulla destinazione, cioè su obiettivi e risultati, trascurando quasi del tutto il nostro stato d'animo durante il percorso per raggiungerli. È come se accettassimo di essere infelici nel presente, perché tanto questa è solo la vita quotidiana. Come se la felicità fosse un abito da indossare solo in grandi occasioni future, che nel frattempo rimane chiuso nell'armadio con tanto di naftalina. Un gruppo enorme di delfini alla nostra poppa, un po' distante, stanno saltando laggiù, sono veramente tantissimi. Spero davvero che vengano a farci visita. E badate bene.
quello della felicità durante il cammino, non è un quesito da poco. Ignorarlo significa ripiegare su un'esistenza emotivamente sbiadita e rinunciare a risplendere in tutta la nostra luce. Nessuno ci insegna in modo chiaro e univoco come essere felici lungo il cammino della nostra vita e ci tocca sperimentare da soli. E quindi, una volta entrati nel mondo straordinario del viaggio, ci orientiamo sulla base di ciò che abbiamo imparato in passato. Sono 6:30 ed è quasi ora di preparare l'aperitivo, ma prima di preparare l'aperitivo, da brava navigatrice, come mi hanno insegnato a fare, faccio il punto nave, perché mai fidarsi troppo della strumentazione, e poi ascolto le previsioni meteo, il nuovo bollettino che è uscito alle 6. Cin cin. Dietro alle nostre spalle, i contorni del mondo conosciuto sono ormai sbiaditi nel cielo blu. Ma se guardiamo a prua, è ancora troppo presto per scorgere la nostra destinazione. Se non prestiamo attenzione, potremmo perderci in questa grande distesa d'acqua che è la vita. E allora ci viene spontaneo accantonare la questione della felicità, che ora sembra meno urgente, e concentrarci sulla realtà materiale che ci circonda. Sembra più saggio basare la nostra vita sui fatti, sui numeri. Sono i numeri ad avere sempre ragione, perché la matematica non è un'opinione, o almeno così dicono. Abbiamo fatto 40 miglia adesso e rimangono 90. Ok, bravi noi. Bravi noi. Finalmente è arrivato il vento che aspettavamo, abbiamo aperto il fiocco, tirato su la randa, abbiamo tutta la vela fuori, ci sono 13 nodi di vento reale ma ci arrivano da poppa e facciamo 5 nodi e mezzo più o meno, quindi andiamo alla grande, abbiamo spento il motore, navigazione fantastica. Tu sei felice? Felicissimo, facciamo energia. È vero, come vanno i pannelli? I pannelli fanno intorno 80 watt adesso. Ma ah, buono, vabbè, il sole è anche abbastanza basso. Sì, sì, buono. No, è bellissimo. Aveva ragione il grande filosofo e matematico Pitagora. Il numero è la legge dell'universo. È così evidente quando ci guardiamo intorno. Il mondo in cui viviamo, il mondo che possiamo vedere, toccare e misurare, è fatto di materia. E la materia è numero. Dal microscopico granello di sabbia ai grandi astri del cielo. Tutto ciò che ci circonda è calcolabile, dimostrabile e controllabile grazie al solo potere dei numeri. Non è che per arrivare a Crotone regoliamo le vele a sentimento. La barca a vela si muove in base alle leggi della fisica. Ma alla fine, anche quando non andiamo per mare ma ci muoviamo nella nostra quotidianità, non è proprio questo che facciamo. Ingoiamo le emozioni del momento, reprimiamo il nostro stato d'animo e scriviamo numeri su numeri, scadenze su scadenze, per tagliare il traguardo. Il problema non è che lavoriamo sodo, la tragedia è che troppo spesso siamo infelici mentre lo facciamo. Ignoriamo stress, angosce e frustrazioni e procediamo a passo spedito in base ai nostri programmi. Ma non dobbiamo illuderci. Quelle sensazioni negative non svaniscono nel nulla solo perché noi decidiamo di ignorarle e ricacciarcele giù per la gola. Esse non fanno altro che scendere nell'ombra e rimanere silenti, addensandosi nella notte del nostro animo. E più le trascuriamo,
più quelle emozioni, in modo silente e furtivo, ci trascinano sempre più lontano dalla vita felice che tanto desideravamo. Inizia a fare freschetto fuori, è ora di tirar fuori i vestiti più pesanti. Eppure, noi esseri umani, in qualche modo, riusciamo a sopravvivere anche quando queste emozioni tornano a galla. Certo, non viviamo bene, ma sopravviviamo, grazie alle nostre strategie di controllo, alla nostra logica, ai nostri calcoli, ai numeri, insomma. Sia benedetto Pitagora. Un po' come quando dobbiamo affrontare 30 ore di navigazione e inevitabilmente sopraggiunge la notte buia e fredda, io inizio a tirare fuori i manicaretti che avevo preparato in anticipo per cena, poi il dolcino alle fragole di mezzanotte e poi il thermos di tè caldo. Certo, sono solo stratagemmi, la notte rimane buia e fredda, ma intanto riusciamo a superarla. Bene, abbiamo navigato solo a vela per tutta la notte, è stato bello, abbiamo fatto un po' di turni, abbiamo dovuto accendere il motore perché il vento è completamente calato e adesso abbiamo già bevuto il caffè, sono le 8 ed è ora di preparare una buona colazione che ci dia energia per l'ultima parte della navigazione. Sì, la notte è andata bene, l'abbiamo calcolata e programmata bene. Eppure, mentre sono lì che faccio i pancake per colazione, mi rendo conto che più che per calcoli e numeri, la notte è andata bene per come l'abbiamo vissuta, per le emozioni che abbiamo provato. Calcoli e numeri sono importanti per condurci a destinazione e per rendere sicuro e confortevole il viaggio. Ma ciò che ci rende davvero felici durante il viaggio non è la matematica. Mi direte voi se sto dando i numeri a parlare così. È vero, viviamo in un mondo materiale e abbiamo un corpo fisico, ma non è solo di materia che siamo fatti. Ciò che è anima, carne, ossa e sangue è qualcosa di più. È il nostro spirito. Anche Pitagora, seppur noto principalmente per teoremi, numeri e matematica, in realtà dedicò la maggior parte della sua vita allo studio dell'anima umana, considerandola immortale e per questo più importante del corpo che la ospita. E allora è al nostro spirito che dobbiamo prestare attenzione se vogliamo vivere felici durante il cammino, perché la felicità ha principio nell'anima. Qui non servono numeri, sono le nostre emozioni a farci da guida. In base a come ci sentiamo, possiamo capire se siamo sulla rotta giusta, qualunque sia la nostra destinazione. E mentre mi soffermo su queste riflessioni, ecco che Alba ci conduce a questa prima tappa del nostro viaggio. Quella lì è Crotone,
E sapete chi fondò una delle più grandi scuole di filosofia qui a Crotone? Proprio il nostro amico Pitagora. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui a Crotone cercheremo di capire come si fa a tenere alto lo spirito anche quando il mondo materiale ci prende a bastonate.